sono tanti in casa chiusa e almeno si mette qualche persona dentro casa. Anche perché e sono riscaldate. Anche, il meglio di strada, viva dentro sotto il tetto. Cavolo, ma tu da 2 anni questa è chiusa. Hanno tratto via. È uno schifo perché là le ha le case da poter affittare. C'è gente che aspetta da chissà quanto, ma perché non le affittano? Fanno meno gli abusivi da poter andare dentro. Arrivederci, ma grazie. Quante ce ne sono di vuote qua di case? Quante? Non ho più idea, ma tante che io so. Io ho 30 anni che lavoro qui, ne ho viste tante. Grazie. Ma meglio dare le case alla gente con questo freddo qua. E anche loro, il comune, fa entrare un po' di soldi. Così, io penso così, anche per i bambini, per le famiglie, per tutti. Perché con questo tempo qua, meglio che dai le case alla gente. Ti fanno un casino. Che sono anche riscaldate queste case. Certo, almeno ci sono delle persone dentro che le tengano belle, pulite e tutto. E anche la gente c'è un posto per dormire, scusa, giusto? Giusto, salve! Ciao, grazie! Ciao! Una ragazza è sposata, separata, con una bambina di 5 anni che ha avuto poverino lo sfratto perché lei dove abita 800 euro al mese. È stata sfrattata questa poveretta e adesso a novembre penso che debba uscire. Dove va sta ragazza? Ha fatto una domanda, mica la domanda, la stanno prendendo in giro. Guarda, dov'è la casa? Dov'è la casa? Dov'è la casa? Quella lì non va bene? Come? Va benissimo. Andrebbe anche bene? Cavolo! E come no? Farebbe i salti mortali. Dove andare a casa? La casa dov'è? La casa dove posso stare in pace, io voglio andare a casa. La casa dov'è? La casa dove posso stare in pace con te.